Quindi potrebbero esserci anche dei senza tetto che cercano riparo appunto dalla pioggia. Dobbiamo stare un po' attenti qua dentro. Oh santa madonna, a me queste cose mi fanno uno schifo. Cazzo è tutta sta roba qua sopra? Senti i lampi? Sì, questo sicuramente era l'ascensore. Sì. Questi palazzi abbandonati sono molto grandi, proprio perché erano dei condomini e sono all'incirca due, quindi non so se ci perdiamo perché sono già stati esplorati da me questi palazzi, ma un po' di tempo fa. Sicuramente qua ci viene qualche barbone, qualche senza tetto sicuro ci viene. No, senza tetto sono qua. È l'acqua, cale, eh? Sì, ma direi cos'era il pannetto. A mappa come piove. Ma non possiamo dopo. Oh, lampo! Scuro. Oh! Dio santissimo! Madonna mia! Lì c'è un sacco a pelo. E come ho detto prima, qui potrebbero esserci anche dei senza tetto che cercano riparo appunto dalla pioggia. Dobbiamo stare un po' attenti qua dentro. Allontanati dai balconi. Là. Questo qui davanti è un altro palazzo abbandonato. Oh mio Dio! Qui ragazzi si cade di sotto! Credo che sia lo scheletro di qualche uccellino. O di un uccello o di un pipistrello comunque. Andiamo. Ah, qua arriva tutta l'acqua. Ah. Oh shit! Oh, ci vuole attaccare! Oh. Ragazzi, fuori il temporale si fa sempre più forte e l'atmosfera è magica, perché in un luogo abbandonato così tenero con un temporale di fuori è qualcosa di spettacolare. È da sotto sbucato. Sì, può darsi che. Qualcuno. Che ci dormono, puzza pure qua dentro, tra l'altro.
articolo. Non guardi uguale. Questo era il. Questo è il motore dell'ascensore. Anche se è rotto. Però. Mamma mia! Oh! Madonna santa! Non so se capite, ma c'è un temporale della Madonna. Adesso. E noi dobbiamo andare lì, che è il secondo palazzo. Ah, possiamo andare al mare per caso? Al mare? Sì, tanto è bel tempo oggi, no? Come? Se fossimo scappati di casa. Cioè, dobbiamo andare lì, Cioè, lì, il secondo palazzo è quello. E guarda guarda la terrazza di sopra. Pensa all'acqua che c'è là. Oh, adesso è aperto, vedete? Io non so immaginare come faremo ad arrivare lì. Io credo che sia il caso comunque di scendere. No, scendiamo, intanto i piani sotto. Ah, siamo venuti. Io ho chiesto domande. Siamo tornati al piano terra. Ma Roberto, manca una cosa però. Che cosa? I sotterranei. Vediamo. Cazzo è tutta sta roba qua sopra? I sotterranei sono molto, molto, ma molto più ampi dei piani sopra. Ed è pieno zeppo di roba. Roba da lavoro, palloni, tubi. È pieno. Oh, santa madonna, a me queste cose mi fanno uno schifo. Non potete neanche immaginare. Ragazzi, allora il video può finire qui. Sì. Capiteci, non possiamo andare nel secondo palazzo perché per entrare dobbiamo scavalcare. E dato che si è bagnato tutto non è la migliore delle idee. Però, un però. E se vediamo questo video piace, fateci sapere voi sotto nei commenti se volete un ritorno, ma nel secondo palazzo. Questo qua ormai sì, l'abbiamo marcato 500.000 like. La madonna, sì. No, più che i like, perché magari uno lascia un like e manco se guarda tutto il video. Fateci sapere voi sotto nei commenti se volete un ritorno qui. Detto questo, io ero con Robby. Speriamo che questa esplorazione... Un ritorno alla scuola abbandonata d'Albano. Un'altra volta, abbiamo portato due volte. E questa è la seconda, eh? Pure questa è la seconda. Sì, ma il video l'abbiamo dovuto rimuovere. Quindi, detto questo, fateci vedere... Porco Dio. Detto questo, fateci vedere... Vai tu, per favore. Io sto ciao. Aspetta, che era detto questo, che devi dire? Io non so che devi dire. Ciao. Detto questo, fateci sapere sotto nei commenti se volete un ritorno qui. Grazie per aver guardato questo video, un saluto da Scheggia e da Robby, e comunque non è la prima volta che esploriamo con la pioggia, perché anche ad Albano sotto l'acqua stavamo. Sì, ma non è la prima volta appunto che esploriamo sotto un acquazzone, diciamo così. Quindi niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!